Su questo. Questa è l'oasi di Caleggio. Sì, Caloggio. In lingua locale vuol dire terra bassa. Calata. Sì, il Nirone è stato quello che è stato usato. Diciamo che l'ambiente è migliorato. Torrente Nirone. Mentre prima si passava solo da quella parte, adesso invece si riesce a fare questa bella passeggiata lungo tutto il Nirone, poi abbiamo così, si vede questo prato che secondo me è il prato stabile più bello che c'è a Bollate. È l'ultimo prato stabile, uno degli ultimi prati stabili. Che vuol dire il prato rimasti. Stabile? Stabile vuol dire che c'è per tutto da sempre. Ah. Perché c'è da sempre questo prato? Perché sotto c'è argilla, c'è addirittura avanti, vi faccio vedere un punto dove c'è argilla grigia. E l'argilla grigia c'è soltanto dove esistevano i laghi. Probabilmente in questo punto il Nirone, quando lo dicevo prima, non aveva ancora un suo corso particolare. Sondava. Si parla di decine di migliaia di anni fa. Quando veniva giù dalle Groane, allagava tutta questa zona. Infatti si parla di epoca romana di un lago tra Bollate e Arese. Si creava un vasto lago proprio enorme, perché appunto c'era la falda sotto un metro. Quando arriviamo giù le piene del Nirone, piene che sono andate 12 metri cubi al secondo di acqua, che sono tantissime, allagava tutta la zona, sotto c'era l'acqua e l'acqua rimaneva per tantissimi periodi dell'anno. Poi con i romani hanno scavato tutti questi canali che drenavano l'acqua e diciamo che l'acqua almeno in superficie è scomparsa, però è rimasta sotto, infatti dopo troviamo i fontanili. Ecco, il primo fontanile è qui di fianco a noi, che è il Cavo Grande, dall'altra parte, dopo si vedono la macchina, era uno dei fontanili più grandi che c'era a Bollate. Comunque a Bollate c'erano ancora fino alla Seconda Guerra Mondiale sui 25 fontanili attivi, che sono asciugati tutti nel 61. Un fontanile esattamente. Poi il fontanile è l'acqua che sgorga dal terreno. Cioè è una polla? Cioè si scavava sotto, poi andiamo a vederlo il fontanile. Perché io sono abituato al posto dove si prende l'acqua. No, ecco, poi fontanile. Andiamo a vederlo. Dicevi nel 61 con l'industrializzazione. Nel 61, almeno quando hanno aperto la raffineria Pero, che succhiava una marea di acqua, i fontanili sono asciugati tutti. Eh sì. Quando proprio nel 61 hanno ampliato la raffineria del Pero e aveva bisogno di una grossissima quantità d'acqua, e i fontanili sono asciugati nel giro di un anno tutti proprio. Adesso non proseguire, non facciamo in tempo a vederlo un'altra volta. Oh, dove si va per te? Ci hai incuriosito allora. Qua. No, ma senti Maurizio, tardi. Dove si va per te? Non hai lo stampato. È qua, sì. Ci va a destra. Non lo so, però è che la strada qui è chiusa, se no il bus veniva fin qua a prendersi. Invece, se no vado nel sito, ma questa, buon lato. No, ma non ci sono gli orari.